Buonasera a tutti, ben trovati, ben arrivati. Vi do il benvenuto a nome della Diocesi di Vittorio Veneto, del nostro Vescovo Corrado, al quale diamo il benvenuto, insieme agli ospiti che poi verranno presentati. Io vi do il benvenuto anche a nome di quel gruppo di uffici diocesani, di pastorale diocesani che si sono impegnati a organizzare, preparare e vivere nello scorso anno il percorso chiamato vivere la prossimità. Infatti i primi invitati di questa sera sono proprio le persone che hanno partecipato a quel percorso l'anno scorso. Ma in realtà l'evento di questa sera è aperto a tutti, infatti immagino che ci saranno tante altre persone e, e che stanno ancora arrivando, tra l'altro, ma noi cominciamo lo stesso. Benvenuti davvero a tutti quanti perché l'incontro di questa sera ha un prima. A un dopo, non è un evento isolato, ma è proprio inserito dentro a questo cammino e a questo percorso che aiuta e vuole aiutare la nostra Chiesa locale a crescere sempre di più in quello che è uno stile. Non si tratta solo di imparare cose da fare, ma uno stile della prossimità. Questa parola prossimità è legata al percorso sinodare italiano. A un cammino che in questi tre anni abbiamo vissuto dentro il percorso sinodale italiano, ma anche da tante istanze che sono venute dal territorio e dalle nostre comunità parrocchiali. Per cui sono davvero contento e onorato che questa sera siamo presenti anche in tanti, e abbiamo la possibilità di ascoltare e di interagire con i nostri ospiti, che poi verranno presentati dal dottor Giantorio Deitos, che molti di voi hanno conosciuto per tanti altri motivi e anche per il percorso dell'anno scorso, e Gian Antonio modererà la serata, modererà proprio l'ascolto e gli interventi dei nostri ospiti. Per non dilungarmi ulteriormente, la prima cosa da fare direi è fare una preghiera. Rimaniamo seduti, state pure seduti, ma adesso io proietto una preghiera, che è una preghiera della Congregazione delle Suore Missionarie della Carità, che se non sbaglio sono quelle di Madre Teresa. Facciamo nostre queste parole che si rivolgono a un Dio guaritore, perché prossimità significa anche prendersi cura e guarire hm, le persone che incontriamo, noi stessi e anche chi incontriamo, insieme. O Signore, grande guaritore, davanti a te mi inginocchio, poiché ogni dono perfetto deve venire da te. Dona, ti prego, abilità alle mie mani e chiara visione alla mia mente, gentilezza e mitezza al mio cuore. Donami schiettezza di intenzione, forza per alleviare una parte del fardello del mio prossimo che soffre e una vera comprensione del mio privilegio. Rimuovi dal mio cuore ogni scaltrezza e mondanità che con la fede semplice di un bimbo io possa affidarmi a te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come ho detto il percorso ha un prima e un dopo, alla fine dell'incontro infatti vi sveleremo, tra virgolette, anche il dopo. In realtà lo abbiamo già annunciato anche sull'azione o su altri organi di informazione, ma... Don, Andrei, Don Andrea Foresca, il direttore della Caritas, ci aiuterà a capire anche quello che succederà dopo questa sera. Una cosa che stiamo già organizzando da tempo. Bene, io invito Gian Antonio a venire qui con noi, prima di tutto, ma anche il vescovo per dare un saluto, il vescovo Corrado, per venire a dare un saluto a tutti. Buonasera a tutti. Intanto sono contento di vedere una partecipazione numerosa. D'altra parte, l'esperienza che abbiamo vissuto l'anno scorso nei vari centri in cui si è eh, svolto il, il percorso della sua prossimità raccoglieva tante persone, quasi 300. E quindi credo che molti di, di coloro che hanno partecipato siate voi qui presenti. Saluto. I relatori, saluto il mio caro confratello Carlo Maria Redaelli, vescovo di Gorizia, presidente della Caritas italiana, e quindi abbiamo un nome proprio anche significativo e estremamente competente su questo tema della prossimità. Saluto il signor Bertelle, lo ringrazio, lui lavora è più vicino a noi a Pedavena e, lavora, e ci dirà anche il suo. Il suo compito, il suo lavoro. Eh, L'iniziativa dell'anno scorso è stata molto indovinata, molto, molto bella, almeno a trovare eh, a guardare alla rispondenza che c'è stata. Quindi ha segnato proprio a partire da, dalla partecipazione eh, la, una risposta ad un bisogno di formazione, di mm, rimotivazione costante del lavoro che già molti di voi fanno, perché non si tratta di gente che non agisce nel senso della prossimità, però c'è sempre bisogno di ritrovare motivazioni profonde, evangeliche, di condividere, di sentirsi anche che non si è soli. Ecco, e come spiegava Don Andrea e come sarà dopo precisato, continuerà. Ecco, L'inizio di questa continuazione è questa sera, questo momento diciamo proprio qualificato per dare un'impronta anche al cammino di quest'anno. Grazie allora a chi ha organizzato, grazie a chi ci parlerà e grazie a voi, che se, se non ci foste voi non sarebbe assolutamente il caso di fare queste cose. Grazie per quello che fate e per quello che continuerete a fare. Grazie, eccellenza, perché c'è sempre vicino. Ecco, ogni volta che abbiamo delle iniziative sappiamo di non essere mai soli in questo percorso, di essere accompagnati dal nostro vescovo. Grazie a tutti per essere qui presenti, eh, siamo numerosi, questo consola, vuol dire che in qualche modo eh, nell'anno scorso i semi gettati non sono stati inutili. E stasera, come aveva già anticipato Don Andrea, siamo un po', eh, per certi aspetti, a una sintesi, ma a un rilancio di questo progetto attorno al tema della prossimità. E Per aiutarci a riflettere su questo tema, abbiamo con noi due persone che abbiamo invitato: uno è il Monsignor eh, Carlo Maria Redelli, che chiedo invito a venire alla mia destra, e l'altro è Aldo Bertelle, che ecco, invito anche lui a venire qui accanto al palco. Che ci introdurranno al tema della prossimità con due tagli esperienziali ovviamente mm. diversi, perché hanno, sono due persone che hanno due storie diverse. Cominciamo con Monsignor Redaelli. No? No. No. Monsignor Redaelli è arcivescovo di Venezia, metropolita oh. di Venezia, oh. esco al è... Gorizia. Che sia profetica. No, non mecca. voglio rubare i posti <ride> assolutamente. Nasce a Milano, quindi bilanese, da padre brianzolo ma da mamma bellunese. Eh sì. E quindi siamo in un territorio che gli sì, è, sì, è anche. Vena è conosciuto più per la birreria, ma ecco. sentiremo anche altre cose belle. <ride> ecco. Viene ordinato prete nel 1980 da Carlo Maria Martini. Nell'88 consegue la laurea in diritto canonico eh, presso la Pontificia eh, Università Gregoriana. Nel 2004 il cardinale Tettamanzi lo nomina vicario generale della diocesi di Milano, nel 2004 Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Milano. Quindi è vent'anni che è vescovo nella sostanza. Nel eh, 27 settembre 2010 è eletto presidente del Consiglio per gli affari giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, infatti, è canonista e il 28 giugno del 2012 Papa Benedetto XVI lo nomina arcivescovo metropolita di Gorizia. Questa volta non abbiamo sbagliato. Nel maggio 2019 è eletto presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute della Conferenza Episcopale Italiana e in quanto tale diventa anche presidente nazionale di Caritas Italiana e della Consulta ecclesiale degli organismi socioassistenziali naturalmente anche delegato per la carità della conferenza episcopale Triventa, la CET, la nostra conferenza episcopale regionale. Allora, a lui chiediamo di introdurci al tema della prossimità, che sappiamo essere oggi, come ha anticipato Don Andrea, uno dei criteri, uno dei filtri che il Sinodo propone alla Chiesa, chiamata ad essere missionaria proprio nello stile della prossimità. È uno dei titoli del Sinodo. La missione, nello stile della prossimità, vuole essere uno sguardo nuovo, più evangelico sulla realtà. Papa Francesco, nella sua Evangelica Audium, afferma: la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è fatto sempre così. Nel messaggio del Consiglio Episcopale permanente del 29 settembre 2021 si legge: Le nostre chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale. Allora non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto di ciò che, gemendo, lo spirito dice alle Chiese. Siamo dentro le doglie del parto. È tempo di sottoporre con decisione al discernimento comunitario l'assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le tentazioni conservative e restauratrici. E nello spirito della viva tradizione ecclesiale, tutt'altra cosa degli allestimenti museali, affrontare con decisione il tema della riforma, cioè del recupero di una forma più evangelica. Se la riforma è sempre compito continuo della Chiesa, oggi diventa compito strutturale, come insegna la storia ad ogni mutamento d'epoca. Pensando alla dimensione della prossimità, non possiamo non riferirci alla provocazione che Gesù ci ha lasciato con il racconto del Samaritano. Alla domanda del dottore della legge su chi sia il prossimo, domanda che aveva l'intenzione di circoscrivere la categoria su cui estendere il dovere di amare, Gesù risponde con il tema della compassione da rivolgere a chiunque stia nel bisogno. Gesù ha portato l'interlocutore da una nozione, nozione teorica alla concretezza, con un invito implicito a superare ogni barriera che possa dividerci dall'altro. L'amore di misericordia è un'esigenza che non conosce frontiere, è universale, come possiamo declinare oggi da cristiani questa parabola, La Parola a Monsignore Daelli. Bene, buonasera, un saluto davvero a tutti e complimenti perché dopo leggerò bene tutto il percorso che avete fatto, ma una cosa interessante perché sto concludendo ormai girando come presidente della Caritas insieme al direttore, stiamo incontrando tutte le conferenze episcopali regionali, abbiamo incontrato anche la nostra ovviamente, manca solo la Sardegna e, e quindi abbiamo, perché era l'idea di vedere un po' come sta andando la Caritas e come si sta inserendo nella nell'ambito delle diverse diocesi nei rapporti col vescovo e non solo e una cosa che emerge un po' dappertutto è la necessità di non isolare la Caritas o non delegare la Caritas ma come peraltro anche gli altri settori della pastorale quindi se non ho capito male avete fatto un percorso con diversi no, ambiti pastorali insieme questa è una cosa molto bella e quindi complimenti penso sia una cosa positiva e che penso possa davvero aiutare eh, certo poi ciascuno non può far tutto giustamente nella Chiesa, però è interessante saper coordinarsi, non, non, non delegare, no? come anche chi lavora in Caritas non delega chi lavora alle missioni, la missionarietà, piuttosto la catechesi, chi lavora in iniziazione cristiana e così via. Ecco, io partirei da un uh, semplice uh, dato che tutti conosciamo, ma che cos'è la povertà? No? Allora. Provato a dirla così, è una definizione, sono i numeri e sono le persone. Cerco di, di spiegarmi. Intanto la povertà è anche una definizione. Qui vedete, eh, si usa a livello anche statistico no? distinguere tra la povertà assoluta, poi vedremo la povertà relativa. Eh, penso quelli della Caritas già ben conoscono, forse anche altri, ma è interessante, per esempio, vedere che la povertà assoluta. Eh, di chi si trova sotto la soglia di quelle necessità, di quell'insieme quell di beni di servizi che sono necessari per vivere. Cioè chi è sotto la povertà assoluta eh, si trova in difficoltà, eh, fa fatica eh, a, a vivere, diciamo, quotidianamente. Ovviamente, è sempre, può essere un gioco di parole, no? un concetto anche relativo. No? Qui vedete nell'esempio. Varia anche all'interno di una nazione. Qui ci sono dei dati recentissimi perché qualche giorno fa l'Istat ha presentato il rapporto sullo scorso anno. E come vedete, una persona un adulto che vive da solo in un'area metropolitana del Piemonte la soglia di povertà è 931 euro, in Sicilia 757, eh, in Lombardia 1217. Perché questa varia? Ovviamente il costo della vita, no? Avere, pagare un affitto a Milano piuttosto che pagarlo in Sicilia o pagarlo. Ecco, questo per dire che ci sono eh, delle. Questo però è il concetto di povertà assoluta. Cioè, eh, dopo vedremo le cifre anche in Italia: chi è sotto questa soglia fa fatica a vivere, anche le cose diciamo, essenziali, ovviamente nel contesto. No? Poi possiamo vedere invece l'altro concetto: la povertà relativa, che in realtà fa un riferimento alla media. Eh, Diciamo della, di, di, della, della disponibilità per le persone che abitano in una nazione e, e chi invece è sotto questa media, quindi chi può vivere, quindi non è in povertà assoluta, ma non può accedere a una serie di servizi e di, e di beni a cui invece una buona parte della nazione vive. E in concreto, l'Istat quest'anno, eh, anzi questa settimana dice che la soglia per una famiglia di due persone è stare sotto 1210,89 euro. Quindi chi è sotto questa cifra, una famiglia di due persone, non è che non, non mangia o, o, o vive sotto il ponte, no? però non ha tutte quelle possibilità. Questo per dire che eh, ci sono delle definizioni precise per la povertà. No? E la mia domanda è, queste definizioni servono? Eh, certo, in generale servono perché aiutano, come anche la riflessione teorica, a capire e a interpretare la realtà e quindi benvengano. In Caritas italiana, forse sapete, eh, ci lavorano anche dei sociologi, perché abbiamo bisogno anche di interpretare la realtà, di avere dei concetti per poi agire di conseguenza. Ovviamente, eh, come. Dico qui, eh, questi concetti che avete visto sono tradotti in soldi, ma la povertà non è solo questione di soldi o di beni di servizi, ci sono altre povertà, eh, e dipende anche da come concepisci la persona, no per esempio pensiamo alla povertà educativa, che adesso è un grosso problema no? eh, in Italia, la povertà relazionale, uno può avere anche tanti soldi, ma eh, non stare bene, ma essere solo, non avere relazioni, la povertà sanitaria. no eh, e ci possono essere anche delle povertà che non sono tenute presenti. E qui eh, vi faccio un esempio al numero 200 dell'Evangelii Gaudium, un testo che abbiamo ripreso anche recentemente in Caritas Italiana, e cioè eh, Papa Francesco dice con chiarezza la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. Anche la dimensione spirituale, eh, non avere una dimensione spirituale, non avere la possibilità di vivere, di dimostrare, di crescere nella dimensione spirituale, è una povertà. Spirituale anche in senso ampio. Qui certamente poi lui dice, parla anche dell'annuncio esplicito del Vangelo. E questo è un tema su cui interrogarsi, no? Perché certamente è importante l'attenzione alle persone che vengono anche nei nostri centri di ascolto, però se li si dà solo da mangiare, da vestire o si pagano le bollette e il resto... Certo, ovviamente l'evangelizzazione non, non viene fatta, diceva già Papa Benedetto XVI, per proselitismo, ma appunto per attrazione. No? Però, e però anche questa può essere una forma di povertà. Eh? Ecco poi i numeri. Eh, certo, la povertà è fatta anche di numeri. Dicevo che appunto il 17 ottobre, quindi poco fa, qualche giorno fa, l'Istat ha dato dei numeri del 2023. Quindi sono numeri che vengono non da fonte Caritas, ma da fonte eh, dell'organismo statale che è specializzato in questo. Notate, eh, dice, sono in povertà assoluta l'anno scorso 2,2 milioni di famiglie, l'8,4% sul totale delle famiglie residenti e quasi 5,7 milioni di individui. Notate che vent'anni fa era un milione eh, in Italia. Adesso siamo 5 milioni, non è che sono pochissimi, no? quindi, e qui ti dice quando c'è uno straniero. Ecco, l'indice di povertà relativa familiare è il 10,6%, la consolazione dice che è stabile rispetto al 22, ma insomma se si è stabili nella povertà non si è peggiorato, ma non è che sia migliorato, no? quindi evidentemente. Quindi ci sono e coinvolge 8,5 milioni di individui, che sono una cifra notevole questa, no? Ecco, quindi questo può essere uh, uno ecco poi un numero adesso si è bloccato, chiedo aiuto al tecnico perché forse ho toccato qualcosa di sbagliato come capita, ecco solo. Ecco, i numeri anche qui servono, eh, certo, servono per dare concretezza alle definizioni. Se tu sai bene la definizione di povertà assoluta, ma dici quanti sono, chi sono queste persone, ma vanno interpretati, è una decisione che eh, va fatta dai decisori, ma anche dall'opinione pubblica no? che conta molto, dove, però, c'è un effetto distorsivo dei numeri no? che tutti conosciamo, e cioè di fronte a una persona in stato di bisogno o di difficoltà comunque comunque. No? Soprattutto se magari un bambino, due, forse dieci, ci si commuove. Se diventano mille, centomila, 300.000 no? Sud in Sudafrica, in Sudan da no? guerra, 300 chi ne parla in televisione? Cioè, man mano che crescono i numeri, l'aspetto eh, di coinvolgimento anche emotivo che conta nelle decisioni, perché le decisioni non si prendono solo con la testa, eh? è, è distorsivo. È interessante questo aspetto, no? Quindi rischia di lasciarci indifferenti. Certo, se uno, se uno, un bambino lì bombardato a Gaza piuttosto che, non so, uno apparso in televisione, ti commuove. Se sono tanti, a quel punto non, non pensi più alla cosa. Ecco però le persone, perché i poveri ovviamente non sono una definizione, non sono solo numeri, ma sono delle persone. Allora qui faccio un piccolo accenno, ma... Vanno messe al centro e trattate da persona. Ad esempio, se tu normalmente dai del lei, devi darlo anche ai poveri, eh? o no? Anche ai migranti. Io sento molte volte qualcuno gli dà del tu. Ma scusa, perché? Allora, è vero, dice: se fossimo inglesi, la cosa è risolta perché EU va sempre bene, no? È però dare del lei. Una cosa su cui insisto molto in carica, ma lo stanno facendo sicuramente anche voi: la bellezza e la dignità degli ambienti. Il centro di ascolto non può essere un, un, un sotterraneo che puzza con i vestiti usati, eh, gli scatoloni. Deve essere un ambiente bello, dove le persone si sentono bene, vengono accolte. Trattarle come casa propria, ma questo dico dalle esperienze reali: no? ho visto delle mense dove c'è la tovaglia, perché la casa tua metti la tovaglia. Dove ci sono i piatti, di ceramica i piatti, no? Ci sono i bicchieri, non di plastica, di vetro. Piccoli segni, no? Per dire: Ma tu sei una persona, sono attento a te, no? Persone di cui riconoscere la soggettività, no? Noi a volte, parlo in generale, eh, rischiamo di, di dire noi ai poveri cosa devono essere, ma possono avere, no? Altre mete, altre, altre prospettive, chi siamo noi per dirlo, no? Certo, ci piacerebbe che facessero, e eh, invece non lo fanno. Ma, scusate, chi di voi è genitore o anche nonno, i, i figli e i nipoti fanno quello che abbiamo in mente noi, non so. Ma anche i ragazzi degli oratori, di no, non è così. Eppure tener conto del loro non essere contenti di essere poveri, eh? Eh, Uno che viene a chiedere non è proprio così semplice, no? Dice, eh, ma è orgoglioso. Eh, è orgoglioso, eh, vabbè, insomma, no? Persone anche con i loro difetti, i loro limiti, non è che i poveri sempre profumano, no? Chi di voi lavora in centri di ascolto e qualche volta sono anche antipatici, sono anche scostanti. Poi purtroppo adesso la povertà, non ho accennato, ma c'è la povertà psichiatrica, no? E quindi non è che siamo proprio, cioè, troppa retorica sui poveri, stiamo attenti, eh? Perché sono persone, ma anche chi aiuta, eh? Sono, siamo persone tutti, no? E questo è importante. Ecco, però, le definizioni, numeri e persone aiuta a comprendere eh, la realtà, al di là dell'immediatezza no, giustamente della reazione, e anche della spontaneità. Non sempre la spontaneità eh, fa fare le cose sagge, non è detto. Per fare delle scelte operative verso coloro che qui chiedono, ma anche, anche qui lo sottolineano, ma vado veloce, con intento pedagogico alla comunità cristiana. Tante volte abbiamo detto in Caritas. Se c'è una cosa bella e importante da fare, ma se la comunità cristiana non è pronta, salvo sia una cosa ovviamente emergenziale, eh, si aspetta, si fa un cammino di maturazione. No? Faccio un esempio, non so se è capitato anche nella vostra diocesi, corridoi umanitari no? preparati per i migranti, preparati per tempo, le parrocchie preparano anche l'accoglienza, arrivano vengono accolti, tutta la comunità è contenta, il giorno dopo non ci sono più. E non sono prigionieri, no? Hanno deciso di andare altrove. Dice ma come? E due, due mesi che ci stiamo preparando? No, per dire. Oppure ma andare apposta in una comunità creando tensione. E eh no, anche la comunità, la Caritas, da sempre ha una funzione e vuole avere una funzione pedagogica a far maturare. E poi un'altra cosa importante, qui adesso si usa questo termine, eh, l'azione di advocacy verso le autorità pubbliche, il mondo del profit, ma in genere la società. Ecco, un'azione competente, concreta e rispettosa. Cioè, forse non sapete, ma Carices Italiana è sempre presente e spesso anche invitata, poi che si è ascoltata un altro, un altro discorso, sui tavoli delle commissioni parlamentari o del governo. Ma dove non puoi andare... Così dicevo ricordatevi dei poveri, Dice, vabbè, d'accordo, ma si va con dei dati due o tre, tre anni fa, ricordo il report della Caritas, si è visto che almeno nei nostri centri di ascolto, 3.000 centri di ascolto che sono in rete, ci sono molti di più, no? ma quelli che raccolgono dati, il 40% di chi si rifugia, eh, scusate, soltanto il 40% aveva il reddito di cittadinanza, e quindi si è detto al governo: guardate che se quel reddito. Adesso, a prescindere dai partiti, eh, capite? non è un discorso. Se quel reddito voleva venire incontro alla povertà, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza, ha, ha sbagliato bersaglio. Bisogna un po' spostarlo, non prende il punto giusto. Ci vuole competenza, bisogna sapere i numeri, bisogna sapere conoscere poi le, ovviamente le persone in maniera rispettosa. E certo, qualcuno dice che bisogna più profezia, e certo, qualche volta la profezia, anche nel dire le cose chiare, ci vogliono. No? però attenzione a fare no, un grande intervento e poi lasciare le cose come prima. Cioè dobbiamo anche stare attenti, parlo per la carità, ma in generale il mondo del no profit e queste realtà, a non, tra virgolette, usare i poveri. No? Dice, li teniamo in difficoltà no, dando la colpa agli altri, ma se c'è una possibile una soluzione non sarà perfetta, ma intanto li accogliamo, facciamo qualcosa. No? Quindi anche il rapporto con l'autorità pubblica è un rapporto che cerca di essere costruttivo no? ma penso molte Caritas anche a livello di comune con i servizi sociali la... no, si cerca di dire beh, cerchiamo di fare il meglio che non è l'assoluto bene no? ma è il meglio che possiamo fare adesso dicendo anche le cose perché le cose vanno anche dette no? senza... ma con questo stile davvero eh, importante ecco, eh, accendo soltanto l'impegno della Caritas da tanti anni presenta un rapporto povertà che parte dai dati dell'Istat, ma appunto si riferisce a più di 3.000 centri di ascolto. No? Ed è una cosa interessante perché hai i dati eh, che verifichi da chi si rivolge alle nostre realtà. Eh, potete trovarli anche sul, sul sito della Caritas per dire alcune tematiche. Poi si cerca di fare un po', diciamo, il focus come si usa dire su un tema particolare, per esempio il tema working poor, cioè ci siamo accorti che una buona percentuale di chi viene in Caritas negli ultimi anni è gente che lavora, ma lo stipendio non basta. No? Interessante. Qualche anno fa non era così. Eh? Sembrava se gli dai il lavoro è a posto. E eh no, non è a posto, perché purtroppo gli stipendi, lo, sa lo sappiamo, in certe realtà c'è un di, di sfruttamento, non sono sufficienti, ma anche, come tutti sappiamo purtroppo, anche famiglie, tra virgolette, non particolarmente in difficoltà, i famosi due stipendi, no? il marito e la moglie, o del compagno e della compagna, se quella come sia, no? se per caso per qualche motivo vi è meno uno dei due, uno serviva per il mutuo, l'altro serviva per mantenere, a quel punto vai giù in povertà. Si fa in fretta, no? Anche il tema della eh, povertà intergenerazionale. Abbiamo visto che purtroppo i, i clienti, tra virgolette, diciamo così, dei centri di ascolto a volte sono. I, i, I figli, perché prima c'erano ancora i genitori, no? eh, i sociologi dicono di avere il soffitto di vetro, no? che ti, ti sembra che tu puoi andare fuori ma in realtà sei tenuto sotto, no? non, eh, non riesci a uscire dalla, dalla, dalla realtà della povertà, o altre questioni anche. No? Eh, tra l'altro nel 2023 si è evidenziato che le tre fasce eh, sono le famiglie povere con bambini di 0-3 anni, si parla tanto no? di demografia, di incremento. Di fatto la fascia più povera è famiglia del 0,3, con i bambini piccoli, le persone senza fissa dimora e gli anziani vulnerabili. Sono le categorie che abbiamo evidenziato. E ci sono anche molti report locali. Ecco una cosa curiosa, curiosa eh, che ho visto girando nelle varie regioni italiane che si fanno dei report fatti molto bene dalle caritas locali, forse le fate anche voi, no? ma spesso sono apprezzati più fuori da, da, dall'ambito ecclesiale. Da, 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 da istituzioni pubbliche che non nell'ambito ecclesiale, che invece dovrebbero servire per far crescere la, la comunità con, una, con grande concretezza. Ecco proseguo qui, io, ma ovviamente non ve lo leggo tutto. È interessante, ho trovato un, un commento proprio alla parabola del buon samaritano di Don Matteo Crimella, un professore di Bibbia, che giustamente dice qui: ma lo sapete, ma lo volevo ricordare, qual è il punto di vista? Da cui la parabola viene narrata non è quella del Samaritano, ma del ferito. E qui fa un esempio: fa, dice di fatto, gli elementi, se andate a vedere, puoi controllare. Gli elementi che vengono evidenziati nella parabola sono solo quelli che lui conosce, che chi è lì capisce, no? chi è il ferito può conoscere. No? E, e naturalmente, una persona anonima, dove ci si può, ci si può identificare. identificare no? questo era solo un testo che ve lo ricordo, ma ce ne sono anche altri, che però aiutano a capire bene che questi dettagli sono sempre conosciuti. No? E giustamente si dice qui verso metà, il racconto fittizio della parabola permette al lettore di entrare nella pelle di un essere umano in quella condizione disperata. È il punto di vista adottato dai parabolista del Signore che provoca nel lettore il capovolgimento di prospettiva alla fine egli non può che rispondere come il dottore della legge ciò che è evidente. Quando sono posto in una condizione di indigenza, qualunque sia la mia identità, aspetto che un altro si riconosca prossimo per me. Questo è il tema della, della prossimità. No? Naturalmente la parabola, come sapete, è, è geniale Gesù nelle parabole, no? perché lascia sempre aperta, no? Ti lascia sempre, tra l'altro anche la finale del brano di Luca, eh, non si sa poi se quel dottore della legge fa quello che Gesù gli ha chiesto oppure no non ce lo dice l'Evangelista, no? può darsi che si sia arrabbiato, se n'è andato o può darsi che invece ha capito o forse è diventato discepolo del Signore però è interessante sempre riflettere su questa, su questa parabola mettendosi però anche dal punto di vista del sacerdote, delle vita perché passano via? non vogliono sporcarsi, vogliono restare no? non si capisce bene se stanno salendo o scendendo da Gerusalemme no? beh Comunque, la parabola sempre ci, ci aiuta un po, a, un po' a capire. Ecco, ecco eh, però una cosa su cui volevo riflettere con voi un momento: questa cambiare prospettiva del farsi prossimo no? eh, è in linea con la famosa regola aurea, no? eh, che c'è già anche, non soltanto nell'ambito eh, ebraico e cristiano, no? giudaico e cristiano, anche in altre religioni che espresse in termini sia negativi che positivi no? negativi per esempio Tobia dice non fare a nessuno ciò che non piace a te Quindi, non fare quello che, che a te non dà, che dà fastidio e Gesù invece positivamente anzi Matteo addirittura lo enfatizza rispetto a Luca dice tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro questa è infatti è la legge dei profeti Quindi, addirittura è la sintesi della legge dei profeti però notate, non so se, se siete d'accordo con me, la parabola del buon samaritano fa un passo ulteriore, perché non si limita a dire non fare quello che non ti piace, no? dignificandoti, o fai quello di cui... Ma parla di compassione, che è qualcosa in più del fare, il compassione, il compatire. Chi di questi tre sembra stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti, chi ha avuto compassione di lui. Avere compassione, appunto, anche quando non si può fare nulla. Io penso che se piangiamo qualche volta davanti alla televisione è, è importante, anche se diciamo non posso far niente. Però intanto piango e prego magari, no? Ecco, recuperare la compassione oggi, dove, non so se è la mia impressione, dopo il Covid è aumentata nella società il nervosismo, eh, la pretesa. La suscettibilità non è facile, eh? non è facile. Però, però è, non so se, se siete d'accordo, è di più della regola aura. Non è solo fare o non fare, è compatire. no? E naturalmente, cito soltanto Filippesi, è un dono da chiedere al Signore, avere no? i suoi sentimenti. Perché sappiamo tutta la lettura anche patristica del buon Samaritano, è, è visto il Signore Gesù come il buon Samaritano nei nostri confronti. Ecco, riprendo invece qui, eh, sperando di non stancarvi, le tre vie, eh, brevemente, che Papa Francesco ha indicato a Caritas Italiana in occasione del suo cinquantesimo. Sono tre vie che stiamo utilizzando, di Caritas lo sa bene, stiamo ancora utilizzando anche nei convegni nazionali, quest'anno l'abbiamo avuto nella mia diocesi a grado, perché sono vie molto interessanti come indicazioni che ha dato Papa Francesco. Intanto dice la via non, non dice dei poveri ma degli ultimi e certamente rientrano tutti i fragili negli ultimi, eh? non soltanto chi è povero economicamente, a parte che si diceva che sono molte le forme di povertà, sono gli scarti, quelli che Papa Francesco chiama scarti, che invece tante volte sono i più consapevoli eh? del regno di Dio. No? E notate che faccio solo una cena, un'altra parabola, no? quelli, i primi che lavorano nella vigna, dice ma come ci paghi come gli ultimi? anche perché non sanno che il premio è lavorare nella vigna. Eh? No? Non è che dice io come, non so se, se è vero che Costantino che ha aspettato farsi battezzare alla fine della vita, dice così, fino, fino alla fine, mi diverto, poi dopo vado in paradiso tranquillo. E no, è meglio essere cristiani dall'inizio, no? perché beh, essere col Signore è meglio di così. No? ecco, Quindi questo, questo senso chi è primo eh, lo sa. Ecco, gli ultimi dovrebbero, dice Papa Francesco, inquietare i primi perché mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni. E I poveri li avete sempre con voi perché anche ha una funzione di profezia nei nostri confronti. No? Quando il nostro cuore, la nostra coscienza, guardando il povero e i poveri, non si inquieta, fermatevi, dovremmo fermarci: qualcosa non funziona. Sapete che Papa Francesco non fa giri di parole, va eh, giù bello, eh, dritto, dritto. E propone tre atteggiamenti interessanti. Vi ricordo, intanto la ricerca. E abbiamo visto che le, 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 le rilevazioni sulla povertà dovrebbero aiutarci a scoprire chi sono gli ultimi, se però sono fatti col monitoraggio sulla nostra esperienza, rischiano che sono quelli che già conosciamo. No? Ecco, invece occorre avvalersi anche di altre conoscenze per cercare di, di conoscere gli ultimi. Allora, incontrando a volte le Caritas... Giustamente mi dico, ma noi già gestendo l'ordinario, cioè gestendo le mense, i dormitori, gli empori, eh, le docce, le, le bollette, cioè, ne abbiamo da fare, da vendere, diciamo, no? Eh, però il rischio è che prendi solo in considerazione chi viene e non invece andare a cercare le povertà, scoprendole magari indirettamente. Faccio un esempio di Gorizia, no? Eh, sapete che Gorizia è al confine con Nova Gorizia. Sapete cosa c'è appena entrati in Novogorizia? Casinò, giusto bravi. Allora, come si fa a capire se uno è soggetto al, al gioco? Mi spiegano i miei centri di ascolto, lo capisce eh, dalla donna, dalla moglie, perché viene a chiederti soldi per le bollette, poi fai un'indagine sull'ISEE e dici "Ma questi per sé i soldi li avrebbero". Allora salta fuori dopo un po' però, eh, non è la prima volta, salta fuori che il marito è vittima del gioco. Dipendenza. Da noi, per esempio, abbiamo due psicologi che lavorano proprio su queste dipendenze. A parte che già uno che vada lo psicologo, come sapete già vuol dire che lo riconosce, no? ma per dire c'è quello altra, altra realtà di ultimo che spesso non ci rendiamo conto: eh, i problemi dei psichiatrici. Eh? Queste sono molto diffuse. Eh? Queste, sì. No, per dire ci sono alcune realtà di povertà che non vengono magari o che devi scoprire indirettamente, ma vanno cercati. E qui accenno anche. Parafrasando Papa Francesco che parla della santità della porta accanto, io dico: C'è la povertà della porta accanto e allora c'è anche la carità della porta accanto. No? Cioè non è che devi delegare alla carità se puoi dare una mano alla persona anziana andare a fare la spesa o alla mamma, magari straniera, che deve correre per un bambino piccolo e quell'altro non sa a chi darlo. No? Dice: Ma dopo mi prendo responsabilità, chissà eh sì, perché purtroppo c'è anche questa paura della responsabilità. E poi un'altra cosa. Ci sono i luoghi della povertà da frequentare, anche questo aiuta eh? quartieri poveri, case povere, periferie, accampamenti, carceri, ma anche scuole, ospedali. Eh, se uno guarda un po' in giro eh, le cose. No? Eh, io posso fare un accenno personale, ringrazio il Signore che appena tornato dagli studi a Roma sono andato a una periferia a Milano, no? dove c'era eh, case costruite negli anni venti, già allora le chiamavano ultrapopolari nel senso che lui chiamavamo una specie di carcere, cioè queste case di rinchiera dove entravi dalla porta, c'era un tavolo con due sedie, poi eh, una, una porticina che aprivi, c'era proprio il vatere e basta, e un'altra un lavandino, un separé e il letto, quello era ultra popolare. No? Cioè, ecco, quando fai esperienza di queste cose vedi, no? vedi tante... Tante situazioni molto pesanti, però in qualche maniera sì, non puoi far molto, ma perlomeno una sensibilità dovrebbe, dovrebbe crescerti. Un secondo atteggiamento, ma su questo vado veloce: è la misericordia, l'abbiamo già detto, no? eh, sapendo anche eh, di avere questa attenzione, è un po' il classico di Papa Francesco: la misericordia, il non giudicare da parte nostra, ma venire incontro, più volte Papa Francesco, una volta gli ho fatto anche io una domanda sul carcere e lui diceva giustamente quando vado in carcere penso sempre che potrei esserci io se avessi avuto una vita diversa, no? non avessi avuto le opportunità che, che ho avuto, anche questo sono, sono cose... E un terzo atteggiamento è quello di vedere con i loro occhi, ecco, quello che ci dicevamo, mettersi dal loro punto di vista. E poi propone la via del Vangelo. La via del Vangelo che ovviamente è la via cristiana, no? cioè vivere il Vangelo, naturalmente se ci nutriamo della parola di Dio, è una carità che si riferisce proprio all'uomo, così come lo pensa il Signore, con questo stile di prossimità, della compassione e della tenerezza. Ma qui sulle vie del Vangelo eh, fa riferimento a due mappe evangeliche per sé, chi è stato forse a Firenze al convegno nazionale, all'incontro... No, che abbiamo avuto a Firenze nel 2015, Papa Francesco ha proposto alla Chiesa italiana queste due mappe, e cioè le beatitudini e, eh, e il giudizio finale. No? Le beatitudini, che penso sia proprio importante, no? Questa, la condizione dei poveri si riveste di speranza, e qui accenno come il tema della speranza può aprire davvero a, la carità, può davvero aprire la speranza, no? un percorso forse che le persone possono fare avere un'accoglienza di amore può riaprire una speranza e forse può anche portare, se il Signore vuole, una fede. No? Ecco, circa il giudizio finale, qui mi permetto di accennare, intanto eh, ricordiamo che non è una cronaca anticipata di quello che sarà, ma è una parabola, no? dove, notate, normalmente si pensano due categorie, chi non ha dato all'affamato, al povero, al prigioniero, eccetera, e non sapeva chi era Gesù, e chi invece ha dato, al povero, alla fine, non sapendo chi era Gesù. Eh ma c'è la terza categoria che siamo noi, che noi sappiamo. C'è la parabola raccontata perché noi diventa la terza categoria. Noi sappiamo, quindi noi abbiamo la responsabilità di fare o non fare ma che sappiamo che c'è Gesù. Quindi la parabola, come sempre, bisogna leggerla e, ed è molto coinvolgente per noi. E quindi eh, dice il Vangelo, anche si parlava, come ho già accennato, alla paresia della denuncia, che appunto va fatta anche con le parole giuste, ma non per, per dire noi abbiamo capito, gli altri sono da condannare, non capiscono niente. Ma va sempre fatta perché è un richiamo che anzitutto riguarda noi, e che deve essere anche quando è il caso, soprattutto se sono in questione eh, i diritti delle persone, un intervento anche, anche molto forte, no? questo sul tre via. La terza via è la via della creatività. Papa Francesco dice che dopo 50 anni giustamente non deve essere un bagaglio di cose da ripetere, no? Perché tutti sappiamo che l'esperienza del passato eh, deve essere un tesoro, non, non qualcosa che blocca le persone, no? E, e poi dice l'accenno allo Spirito Santo, che è anche poeta, quindi la, anche il tema della bellezza, dell'arte, non solo l'organizzazione della cosa. Ecco però. Eh, mi permetto di dire, ma penso non sia per la vostra Caritas, ma a volte le nostre Caritas c'è un po' il se è sempre fatto così. Perché questo? No? Ma anche perché sono passati ormai diversi anni. Intanto perché per venire incontro giustamente, come si dice, penso siete d'accordo anche voi, in modo competente a bisogni importanti c'è bisogno di una struttura, a volte una struttura anche pesante. Vuol dire attività, vuol dire immobili, vuol dire persone, dipendente, eccetera. Però così delle opere segno, perché questo è il linguaggio caritas, che era quello cioè di attivare un'attenzione su una realtà trascurata di povertà o di bisogno, per richiamare l'attenzione perché poi altri nella comunità cristiana, nella società civile, nella realtà pubblica potessero continuare. E tante volte queste opere segno sono diventate opere stabili. No? Perché ormai hanno tutta una strutturazione di cui non si riesce a, a. Ecco, io dico: qui la Carica dovrebbe assomigliare di più a un camper ben attrezzato, che però gira, no? che sa intervenire dove c'è bisogno, piuttosto che un palazzo no? di dieci piani di uffici di servizi. Questa è una cosa che, su cui stiamo riflettendo anche a livello di vescovi, perché effettivamente queste. Eh, le Caritas direttamente, oppure se volete i cosiddetti bracci operativi o comunque no, hanno avuto ormai una grandezza tale che non hanno più quella o quasi quella capacità di venire incontro poi ai tuoi bisogni, no? rischiano di bloccarsi, eh, di essere una struttura pesante che non sa, sa poi muoversi. Il secondo, a volte, eh, la prevalenza spesso delle risorse, dei soldi. Anche qui l'itinerario dovrebbe essere, c'è un bisogno. Si trovano le persone che si danno da fare e poi si cercano i soldi. A volte si fa un po' il contrario, dire la regione, lo Stato, l'Europa finanzia questa cosa, che è una cosa anche interessante, ci attiviamo per quella perché c'è il finanziamento. E allora ti blocchi. Magari dicendo finché c'è il finanziamento facciamo i servizi ai poveri di quel tipo, quando finisce il finanziamento, pazienza. Eh, non funziona così. Anche se capiscono, anche perché se la struttura è molto grande, ha bisogno dei soldi, e quindi anche questo è un rischio della carità no? che dovrebbe tornare ad essere un camper. Appunto, se, se l'immagine può aiutare, concludo accennando a due o tre passaggi dell'ultimissima enciclica appena uscita di Papa Francesco. No? Leggetela che è molto interessante. È sul, sul cuore, sul sacro cuore, enciclica no? appena uscita. Eh, vi leggo le, le citazioni perché forse non avete ancora avuto tempo di leggerla, eh, proprio dalla finale, Ho preso la finale perché ci sono alcuni accenni al tema della povertà. Dice Papa Francesco se ci dedichiamo ad aiutare qualcuno non significa che ci dimentichiamo di Gesù. Sapete che qualche volta la critica a Papa Francesco dire sì, tutti interessi dell'Audato, sì, fratelli tutti e Gesù? No? no, non ne parli. Al contrario, lo troviamo in un altro modo e quando cerchiamo di sollevare e guarire qualcuno, Gesù è accanto a noi. Infatti, è bene ricordare che quando mandò i Suoi discepoli in missione, il Signore agiva insieme con loro. Egli è lì lavora, lotta e fa del bene con noi. In modo misterioso è il suo amore che si manifesta attraverso il nostro servizio, è Lui stesso che parla al mondo in quel linguaggio che a volte non può avere parole. Questa è una prima citazione. Una seconda, egli ti manda a diffondere il bene e ti spinge da dentro. Per questo ti chiama con una vocazione di servizio. Farei del bene come medico, come madre, come insegnante, come sacerdote. Ovunque tu sia, potrai sentire che lui ti chiama e ti manda a vivere questa missione sulla terra. Egli stesso ci dice, vi mando. Questo fa parte dell'amicizia con lui. Perciò, affinché tale amicizia maturi, bisogna che ti lasci mandare da lui a compiere una missione in questo mondo, con fiducia, con generosità, con libertà, senza paure. Se ti chiudi nelle tue comodità, questo non ti darà sicurezza. I timori, le tristezze, le angosce appariranno sempre. Chi non compie la propria missione su questa terra non può essere felice e frustrato. Quindi è meglio che ti lasci inviare, che ti lasci condurre da lui dove vuole. Non dimenticare che lui ti accompagna, non ti getta nell'abisso e ti lascia abbandonato le tue forze. Lui ti spinge e ti accompagna, la promesso lo fa, io sono con voi tutti i giorni. E poi la finale, ancora interessante, oggi tutto si compra e si paga. È così, no? E sembra che il senso stesso della dignità dipenda da cose che si ottengono con il potere del denaro. Siamo spinti solo ad accumulare, consumare, distrarci, imprigionati da un sistema degradante che non ci permette di guardare oltre i nostri bisogni immediati e meschini. L'amore di Cristo è fuori da questo ingranaggio perverso e Lui solo può liberarci da questa febbre in cui non c'è più spazio per l'amore gratuito. Egli è in grado di dare un cuore a questa terra e di reinventare l'amore laddove pensiamo che la capacità di amare sia morta per sempre. Ne ha bisogno anche la Chiesa per non sostituire l'amore di Cristo con strutture caduche, ossessioni di altri tempi, adorazione della propria mentalità, fanatismi di ogni genere che finiscono per prendere il posto dell'amore gratuito di Dio che libera, vivifica, fa gioire il cuore e nutre le comunità. Dalle ferite del costato di Cristo continua a sgorgare quel fiume che non si esaurisce mai, che non passa, che si offre sempre di nuovo a chi vuole amare. Solo il suo amore renderà possibile una nuova umanità. Grazie e buon lavoro. Grazie, Eccellenza, per questa sua riflessione che è molto stimolante, che oscillava tra concretezza e profezia, no? ma soprattutto con uno sguardo aperto sul futuro. No? Anche le ultime parole di Papa Francesco vanno in questa direzione di un'apertura verso la speranza, che è una delle parole chiave anche del Sinodo. Sicuramente ci sarebbe da discutere, da in qualche modo interrogare il nostro relatore su questo tema, ma eh, posticipiamo eh, gli interventi nostri eh, dopo, la dopo la relazione di Aldo Bertelle. Allora, non è facile presentare Aldo, eh? perché nella vita le cose a volte cominciano per caso e sono così provvisorie che diventano poi stabili. E accade questo anche ad Aldo Bertelle, che nel 74, era ancora studente, gli fu chiesto di sostituire per una settimana la direttrice di Villa San Francesco, una comunità a Facendi Pedavena nel Bellunese, che ospita bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e oggi ancora più giovani, in difficoltà per problemi familiari, personali e bisognosi di riferimenti affettivi. La direttrice stava male, era ricoverata e purtroppo mancò. Dice Aldo, da allora sono ancora qui. Non riesco a dimettermi, ad andare in pensione, ma se lo facessi mi piacerebbe pregare di più, avere più tempo per Dio. Vivere a tempo pieno per i ragazzi è oggi la mia preghiera. E dei ragazzi Aldo è un padre. Da Villa di San Francisco ne sono passati migliaia. Lui è di origine contadina. Ex arbitro di calcio e la sua storia nasce con una ferita. Negli anni 50 in Veneto il latte fresco si mungeva in diretta dalle mucche e la mamma di Aldo restò paralizzata mentre compiva quel latto quotidiano. In un attimo tutto cambia all'improvviso. Dice Aldo, mi trovai invecchiato di anni. Mia madre da allora non si muoveva e non parlava più. Nel piccolo Aldo si forma la convinzione che la sofferenza non si colma con le parole, ma con i gesti, gli sguardi e anche con il silenzio. Aldo sposa la causa dei bambini e dei ragazzi in difficoltà, perché lui ha vissuto questa difficoltà, porta quella ferita sulla sua pelle. Un grande amico di Aldo Bertelle e della comunità di Villa San Francesco è stato il cardinale Loris Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII. E la storia di Villa San Francesco racconta di 4.000 ragazzi aiutati a diventare adulti, a trovare una famiglia, a venire educati alla vita, formati al lavoro. Tutto inizia nel 1948, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il CIF di Venezia accoglie in una casa che aveva appunto a Facen bambini fisicamente fragili, bisognosi di ristoro. Li ospitava per periodi più o meno lunghi per riconsegnarli poi alle loro famiglie sollevate nel ritrovarli robustiti. Nel 1975 nasce la comunità Villa San Francesco. Ragazzi accolti e aiutati a crescere, ora però hanno anche bisogno di lavorare e si fonda Arcobaleno 86, la prima cooperativa di solidarietà sociale della provincia di Belluno. Oggi il fiore all'occhiello di questa comunità è il famoso Museo dei Sogni, della memoria, della coscienza e dei presepi. Ne ha circa 2.000. Che provengono da 168 paesi di tutto il mondo, oltre a raccogliere la terra di 199 paesi del mondo. E all'interno di questo spazio espositivo, che se avete la fortuna di visitare sarà una grande sorpresa, sono presenti i segni delle ferite del mondo: c'è la tegola di Hiroshima, il mattone di un forno di Auschwitz, la pietra della casa di Don Milani a Barbiana l'intonaco manoscritto di Alda Merini, una scheggia del muro di Berlino, un sasso del monte di Mosè, un frammento delle torri gemelle, un mattone della casa di Lega Vauesa ad Anzica, un frammento della diga del Vajont, l'asfalto sollevato in via da Meglio dal tritolo che uccise Borsellino, la roccia del Golgota, il San Pietrino romano su cui cade il bossolo dello sparo di dell Oligarca contro Papa Voitila. Per non parlare della casa delle stole, dove riposano le stole di San Leopoldo Mandic, quelle di San Luigi Orione, due stole di Giovanni XXIII, una stola di Monsignor Capovilla, la stola di Papa Luciani, di Papa Francesco, una stola donata da Benedetto XVI, la stola di Elder Camara, di Don Zeno Saltini, di Don Lorenzo Milani, di Padre Turoldo, del Vescovo Riboldi, di Frere Roger Schutz, fondatore della comunità di Tese del cardinale Silvio Tonini e un'ultima cosa nella, nella casa di Aldo si conserva il lenzuolo intriso di sangue di Papa Voitilla con cui fu avvolto nel pronto soccorso del gemelli il giorno dell'attentato caro Aldo raccordaci la tua prossimità sarai punito per questo Io a lei Eccellenza, sono debitore di due grazie. Quando si pensò alla croce italiana, non che la croce sia un fatto italiano, ma ci eravamo un po' accorti da diversi anni che l'Italia cominciava a scendere. E coinvolgemmo i 226 vescovi italiani chiedendo un pezzo di legno, però ho l'impegno di uscire dall'episcopio o dal vescovado e andare sugli episcopi della strada. Lei fu il primo a cogliere l'invito e portò e mandò un legno vennero i giovani della comunità di Conegliano. Lei è il primo. Tra le migliaia, migliaia, decine di migliaia, oltre, oltre 4 quasi 5.000 visite guidate, bisogna prenotare per tempo, purtroppo. Passò un ragazzo della sua diocesi, giovane, che venne poi da lei a chiedere qualcosa di significativo. Lei ebbe coraggio e mandò il mattone, quando fu riaperta la bara di Toniolo, mandò il mattone che era nella bara che alzava la testa. È una delle centinaia, centinaia, centinaia che mi permetto di dire reliquie presenti in questo luogo strambo. Grazie eccellenza. Mi rivolgo a lei, Monsignore Dalli, perché l'Avvocato Cassa, quando ha saputo che venivo qua, mi ha subito detto attento che ha parenti sepolti a Basso. Attento mio. io avrei scelto poi proverò eh, non è che aprirò 100.000 parentesi e ne chiuderò 30 insomma dicono che quando parlo non si capisce niente quello che dico ma risulta più chiaro quello che voglio dire ecco io non so quale delle due augurarvi adesso Vivere la prossimità non ha un sottotitolo e questo imbroglia chi poi deve parlare, perché il sottotitolo ti lascia aperto un sacco di cose. Puoi scappare di qua, tornare di là. Vivere la prossimità è secca, è la paresia più potente, come ha detto prima l'arcivescovo di Gorizia. Il tema educativo di quest'anno è: risorti da vivi, l'impalcatura della fatica, il costo del bene, la pietra srotolata. E su questi punti poi mi permetto di citare alcuni interventi del Cardinale Segretario di Stato, Cardinale Parolin, venuto in comunità sotto un diluvio autentico il giorno di Pasquetta, perché ha detto: Vorrei capire anch'io questo posto e stare alcune ore con voi. Io avrei scelto prima il tema della, del, del mio intervento. Io sono il compito più severo di me stesso, nessun altro. Poi però venendo in giù, guardando un po' sul refrontolo e ascoltando quelli che dicevano con me, i tre altri della comunità, Issa del Mali, Samuel, che è stato confessato da Papa Francesco eh, a Lisbona, e il fratello Simone, eh, che ascoltavo quelli che dicevano, è sempre interessante l'ascolto, anche se vivi assieme, vivi giorno e notte assieme. E allora avrei scelto il cielo si impara scendendo. Ogni giorno in comunità c'è il verbo da abitare, verbi abitati e poi fu fatto anche un calendario nel 2016 perché abbiamo tolto i 70-70 verbi presenti nel Vangelo, nei quattro Vangeli. Noi per cinque anni ai lunedì abbiamo affrontato Gesù di Nazareth soltanto come educatore. Il tema era Gesù ladro nella notte di protesi. E siamo finiti a Gerusalemme per rendere omaggio anche a Padre Michele Piccirillo, un altro grande un vanto della Chiesa italiana, dell'archeologia cristiana nel mondo. Per laurearlo per la prima volta, dottor Gesù, medico senza medicine, maestro sprovvisto di cattedra, il più fine educatore di tutti i tempi. Sette volte l'osservatore romano avuto di che dire di questa iniziativa. Bene, il verbo di oggi che ho guardato sul calendario è il verbo covare. Risorgere. Risorgere è un paradosso fecondo, il, segno, il sogno di una vittoria sulla morte, il bisogno di ogni cuore. Un dono gratuito che nasce da quel cielo che ho citato prima. L'impalcatura della fatica. Eh, L'impalcatura serve se vogliamo salire, fare il contrario, paradossalmente di quel che ho detto prima. È mobile e itinerante. L'arcivesco e il Presidente della Caritas più volte ha toccato questo punto dell'itinerante, mi ha colpito e la ringrazio Eccellenza. Ha per base di appoggio anche la cura della stanchezza, quella magari generata dal non camminare, si è stanchi a volte di non camminare, molto presente pure nella tentazione. Ve ne sono molte in questi ultimi anni lungo le strade, per altre ragioni, adesso sembra che il governo abbia posto un freno a questo aspetto tecnico, ma a noi interessa altro in comunità. Quell'alzarsi per mettere mano in se stessi e verso gli altri, i tetti delle proprie esperienze, incalcature di ogni misura. Costo del bene. Fare il bene ha un costo, è fatica. Possiamo appassionarci, entusiasmarci, pagare il conto, anche questo l'ha detto l'Arcivescovo prima. Però è un costo. Quel camminare con le scarpe degli altri, a numeri differenti, scarpe consumate. Io stesso ho capito, meglio ho imparato cosa voglia dire libertà di servire. Ci vuole tempo. Non si può mai mettere fretta a quello che cresce dentro una storia di una persona, di un ragazzo in particolare. Non si può mettere fretta. Gesù ha vissuto 30 anni di niente, se guardiamo, no? Per aprire poi a tre anni, tre anni in una falegameria, trent'anni in una falegameria per tre anni in una strada. Io purtroppo mi sono innamorato tardi allo Spirito Santo, una forza incredibile. Io mi scateno nel senso del bene, alle migliaia di ragazzi che vengono a prepararsi alla finale di prepararsi alla cresima lassù. Ho chiesto ai 60 vescovi passati, provate una volta a fare la cresima con una pompa di verderame sulla schiena. Gliel'ho chiesto anche al cardinale Parolin che ha capito al volo tutto. Il verderame da dare alla vite sana o malata. I ragazzi capiscono, è preventivo lo Spirito Santo, è preventiva la cura alla vite, la vite che è una pianta per eccellenza nei Vangeli. Diceva Turoldo quando predicava a Milano... E qualche problema continuava a darlo, poi andava da Schuster, dal Cardinale, il quale poi insomma era paterno, e... e continuava a dire: Mi raccomando, fai bene il bene. Mi sono impressionato di questo. Fai bene il bene. Un paio di mesi fa c'è stata una rapina alla stazione di Feltre, tre giovani aggrediscono uno studente a rientro. E capita quel che capita, vengono arrestati, mi chiama un cronista della vostra diocesi e dice: Fai un'intervista. No, non c'è niente da dire di fronte a una cosa del genere, bisogna solo avere la voce del silenzio. Attendere. Poi il segretario dice: No, dai, di qualcosa. Dico, e dico che dobbiamo creare nel mondo, soprattutto di giovani, italiani e non italiani, attenzione. Capovilla diceva, urlandomi anche alle quattro della mattina, mai dire stranieri, di sempre non italiani. Urge un patto intergenerazionale, urge, che aspetta a costruire e sottoscrivere a chi vuole, a chi avverte il bisogno. L'Italia è un paese serio, un paese per bene, un paese positivo. Abbiamo alcune difficoltà precise. Non è vero che c'è una catastrofe educativa in Italia, non è vero. L'ha accennato l'arcivescovo, c'è un'assenza educativa. Questa è la grande povertà di questo nostro Paese. Il non essere, non il fare male. Il volontariato, la sanità privata e pubblica della Chiesa, dell'Università, della scuola, dello sport, del governo, del bene comune. Noi dobbiamo stimolare i ragazzi ad essere degli infiltrati nel mondo della fatica, del disagio e anche della violenza. È la logica dei pari. Noi dobbiamo credere in maniera seria e soprattutto con l'esempio: la parola è un suono, l'esempio è un tuono, riprende questa uscita anche il Cardinale Segretario di Stato. I leader tra i pari, gli innamorati del giocarsi per gli altri. Noi dobbiamo stasera andare via di questa meravigliosa serata, se foste qua su a vedervi in giù, una roba straordinaria. C'è un colore unico. Nella ricchezza delle differenze però, guai se no. Serve la consapevolezza e la si impara anche a tre anni. Attenti che a cinque anni sono già vecchi. Noi facciamo visite guidate anche a bambini di tre scuole materne, visite più favolose. Sono capaci di creare opinione, far, qual far sorgere qualche dubbio. Oggi servono educatori e formatori, genitori competenti ma innamorati capaci di arrivare senza campanelli e ad agenzie informative pronti a farsi da parte e pronti a ripartire. C'è anche, e Calabrò ha disegnato da par suo questo concetto degli infiltrati di bene, ma le brigate rosse alla fine, come furono sconfitte? Sposto e chiudo, con gli infiltrati. Questo è un dato, anche nelle grandi violenze lo stesso Stato, lo stesso governo ha capito che bisognava, altrimenti con le proprie forze non si riusciva. C'entra niente con gli aspetti educativi, però la butto lì. Oggi c'è anche una prossimità distante. C'è la prossimità che può andare anche a 5.000 chilometri e la prossimità delle nuove tecnologie. Che sono Intanto sono nati dopo il covid eccellenza migliaia di predicatori, si è accorta? Molte volte è del niente, soprattutto del mondo laicale, mi ha impressionato. Io stesso sono travolto dalla da, mattina, dalle 5 da tutta una serie dicendo poi le solite ovvietà. Ognuno deve tentare di de, de portare avanti il proprio compito. Tente voi preti presenti. Mi hanno salvato i preti Orionini, mi ha chiamato prima un vescovo Orionino, per puro caso, mi ha detto: Ah, dove vai? Perché sei lì? Attento che Don Orione era il prossimo più distante. Parlando delle buca delle scarpe, che noi siamo andati lì, poi portati i ragazzi. Noi continuiamo a rispondere con cuoricini, mi pare, no? Con tutte ste sciocchezze. Basta! Se uno ti scrive, rispondi! il cuore rosso vale per Johannesburg, vale per New York, vale per Vittorio Veneto, vale per Zeltre. Avanti. Sono mi arrabbia, eh? Forse lì c'è uno spazio interessante di una nuova povertà sulla distanza. C'è la pietra srotolata. Che è una meraviglia. Tempo di togliere l'impaicatura. Il lavoro straordinariamente plurale, Maria Vergine. Devo chiudermi qua però? Chiudo o vado avanti ancora un po'? Sicuri? Tenti poi che non mi bestemmiate dentro quando vado fuori, però eh? Lei eccellenza dà il permesso? Il miracolo di essere riconosciuti. Dice Parolin, poi se vi interessa c'è, chiede: qual è il sogno eminenza? Io sogno di restare prete per tutta la vita. Che meraviglia! Don Orione, vari casi, è una fantasia di Dio. Guardare più in là e più in profondità per tutti quelli che si occupano, come voi, delle differenze e degli ultimi. Ripartire dai ragazzi. Pochi, matti pensanti e osanti. Oggi gli incontri oceanici possono essere anche un buonissimo turismo religioso, non servono più. Oggi dobbiamo ritornare alla canna da pesca, a quel tu per tu. E qui non c'è confine. Vanno convocati innamorati al bene con esempi di vite personali luminose. Dico per in cooperativa, in cooperazione nella famiglia, poi c'è una cooperazione, con la stessa intensità di amore e di fede, il bisogno del sacro, che è storia senza scadenza, perché è storia eterna. Riorge ripartire dalla scuola del maestro nazaretano, dalla sua officina educativa, dalla sua scuola esistenziale, senza banchi e cattedre, dal suo coraggio senza mediazioni, dalla strada che è vita, dal suo mai rinnegare l'essere figlio di Dio, ha cominciato il figlio a non rinnegare, essi non compresero chiaro, precisa Luca: pane quotidiano, questo da impastare assieme in casa. Io prima sono andato al quadrilatero Vittorio Veneto, e voi sapete cos'è il quadrilatero, e ho posto lì un libro. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro. Che roba fantastica. Se rinnamorassimo di Gesù Cristo come educatore, quante soluzioni avremmo lì. Ragazzo, dico a te, alzati, in un sacchetto per il pane. E allora c'è la notte, ormai ci siamo. E vado pressoché a finire. Nicodemo va di notte da Gesù, va di notte e fa la domanda e fa domande. E allora io ho pensato di lasciarle al quadrilatero alcune domande, nel vuoto, quasi smarrite sui muretti, tra bottiglie vuote, vicino a vestiti abbandonati, preservativi, sostanze, ragazze addormentate per terra. Io le ho viste, non qui al quadrilatero, non era l'ora. Ho visto nella piazza, quella piazza, la notte bugiarda di chi si lascia andare, quella che ascolta il gemito di chi nasce, accompagna rispettosa all'ultimo respiro, e complice di chi lavora nella notte, a chi è negli ospedali. Questa è forza volontaria, forza di amore. La notte è regolata dal battito del cuore di tante mamme alla finestra fino alle 4 della mattina. Altre nuove situazioni emergenziali di presenza. I padri fanno finta di dormire, le madri aprono le finestre. Il rumore di un passo noto che non arriva, le prime luci dell'alba. Mi sono corvato sul titolo del portico del mistero di Charpighui. È una meraviglia, è una meraviglia. Me l'hanno regalato con un fiore dentro. Una meraviglia la messa, l'urgenza di una nuova carità. Per quel che ho provato a capire io qualcosa con i miei limiti, oggi urge la carità della parola. È una carità urgente che chiede conto a educatori, formatori, volontari, genitori, sindaci, preti, vescovi, allenatori, insegnanti. Che disponibilità diamo a questo antico e nuovo bisogno di aprire l'animo per essere accolti? Quando arrivano i gruppi ne abbiamo costruito una quercia di mammre di ferro con la rete elettrosaldata quanto di più brutta ma senza quella crollano i soffitti. Sotto le querce di mammre nell'ora più calda Abramo accolse, confortò e ascoltò tre stranieri e li accompagnò per un tratto del loro cammino. Prima di chiedere che mettano all'infinito questi verbi, mi me tocca guardare ben attentamente, avevo capito? Anche quando sono licei, eh? Occhio, altro tipo di povertà. E che io, siccome è una domanda privata, puoi dire tu di questi quattro verbi, quali di questi quattro verbi tu fatichi ad abitare? È sempre accogliere. Il 18%, 15% è confortare, che è il vero scatenante verbo. Confortare con silenzio, essere dietro alla storia di una persona, di un ragazzo, di un adulto in difficoltà. Non serve chiacchierare. La voce è del silenzio. Su questo forse potremmo costruire e andare avanti ancora. e finisco Avete una soffitta tutti ancora? Sì? Anche in seminario c'è una soffitta? C'è? Sicuri? Bene. Quando vengono per Cresimar, per rapartarsi, insomma, per, 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 per fare una, una visita guidata, dico di crearsi, il peccato che nei condomini non c'è, lo so anch'io, costruiamoci una soffitta da stasera. E mi sono messo a frugare nella memoria. Io l'avevo la soffitta, la ho. Sono andato pulendomi le scarpe in soffitta. Nella meraviglia della soffitta di casa mi sono seduto in solitudine e ho cercato una foto. Cercatela stasera una foto che vi è cara. Un ricordo, un oggetto, un pensiero, la dolcezza di una carezza. Noi abbiamo smarrito il contatto, che è sufficiente a trasferire concetti. Ti voglio bene, bisogna toccare. Stessa crese, ma mi pare no, che toccate, vero? E cosa toccate a fare? Vuol dire che c'è un significato sotto, no? profondo, grande ed eterno. Il saluto è il volto di una buona notte. Stasera torniamo a darci la buona notte. Chi vuole, provi a rimboccare le coperte di chi vive assieme. La forza di un insegnamento. L'amore di uno sguardo, il brivido di una parola appartenuta a chi è vissuto con me e che andandosene aveva posato sulla finestra del mio cuore, legata ad ali della mia vita. Io ho trovato a sei anni questa cartolina in soffitta. Compiamo l'opera dei padri. La scrive al figlio di sei anni, dandogli compito di essere capo famiglia, zona di guerra 21 .3. caro figlio e figlie, ti mando questa mia cartolina per farti sapere della mia perfetta salute, come pure credo di te e delle sorelline. Io come padre ti auguro buone feste pasquali anche con le tue sorelline e madre e nonna. Così, così ti saluto di cuore anche con le sorelline e tua madre. T'affido tutta la famiglia e mi firmo. Padre Bertelle Antonio. Muore annegato nel tagliamento. Miò fini, basta. È altro così. Lui. lui è è un uomo che <coughs> ha scelto di stare accanto ai ragazzi, con questo stile di presenza educativa, di paternità. Tra i tanti stimoli che ci ha lasciato colgo questo tema del contatto fisico. Purtroppo dopo il Covid abbiamo perso l'abitudine anche di darci la mano nel segno della Pace. No? Siamo tutti quanti là con il disinfettante, la clorexina. No? E dopo, quando allunghiamo la mano siamo sempre molto rattrappiti, che non sia mai che magari mi becco qualcosa. Purtroppo il tema del Covid ha trasformato radicalmente la nostra realtà sociale, ma anche la realtà della Chiesa. C'è una vita prima del Covid e una vita dopo il Covid. C'è una Chiesa prima del Covid e una Chiesa dopo il Covid. Purtroppo abbiamo perso le relazioni umane in questo tipo di contesto. Uno degli inviti di Aldo è quello di ricominciare di nuovo a vivere insieme, a riprendere i contatti umani, che sono anche contatti fisici. No, non basta la parola, non basta la parola. Allora, sulla base di questi stimoli, credo che abbiamo ancora una mezz'ora di tempo per stare insieme e per poter rilanciare le provocazioni che abbiamo ricevuto sia da Sua Eccellenza, Arcivescovo, sia dall'esperienza di Aldo e dei suoi ragazzi tu Aldo avevi anche qualcosa da io ho trovato tre pellegrini eh, dai dai forza i tre ora dalle Filippine avanti il francese che ho trovato lì qui un attimo <coughs> ho cercato no? una valanga di no ma tre li ho trovati padre, figlio e spirito santo no. hai visto? Dai. E... Non mezz'ora perché poi no, no, dieci sono dieci minuti anche con Andrea. Venga madre, cosa ha scelto? Vieni. Buonasera a tutti. Che compito avevi? Di dire quale profumo che. Che profumo c'è stasera qui? Sì. Che profumo? Um, un profumo di, di incenso. Buono. No, straordinaria <ride> Dolce. Per te. C'è questo pensiero, gli occhi della speranza. Bello. Grazie. Beh. Che bello. No, consegnate voi. Sì, sì, dai. Ma oh, bello. Ma devo spiegare, no, vero? No, perché il conduttore non consente. <ride> no. Grazie a tutti. Non sembrava molto convinta neanche lei a dire la verità. Il eh. no, profumo di incenso no, la unica è vero? Francese? Chi c'è poi? No, Una persona timida. Ecco, ecco. Chi c'è? Nascosto. Prego, Nascosto. prego. Non sembra che ci sia. Ma sì che c'è. Che compito aveva lei? Eh, ecco, vedi? Quindi... È un po' difficile per me perché sono qui della Svizzera ah. per imparare l'italiano per fare un'esperienza. Allora è un po' difficile di, di dare qualche cosa. Che compito aveva? Ma l'importanza che ho sentito è la dignità umana. Sali in terra e trasforma. Ma promosso, subito. Promosso. C'era un'altra, mi sembra che sia lì in diagonale, l'ultima cambiato idea, eccola, no? qua, eccola qui. Buonasera, allora avevo detto anch'io di no ad Aldo, ma poi ho detto di sì. Ecco, mi ha detto ci faresti un regalo, quindi il regalo per me è essere qui. Sono un po' emozionata ovviamente, lo si sente dalla voce, ma io ho scelto il colore. Il bianco che rimarca il mistero di Gesù risorso, risorto e perché significa fede, gioia, purezza e poi speranza. Poi mi ero segnata qualcosa in più da dire, ma va bene così. Il cuore oltre la siepe. Va bene. Bravo. Ce la facciamo? Beh, grazie, grazie di questo. Questo regalo e anche della creatività con cui Aldo. Tra l'altro, questi sono dei tronchetti dipinti da Vico Calabro Disegni di Vico Calabrò: ecco, esatto. e dipinti dai ragazzi. Dai ragazzi, meraviglioso. Allora, beh, abbiamo ancora qualche tempo. Nonostante Don Andrea e la sua severità, che ovviamente accogliamo con, con necessaria simpatia. <ride> qualche altro intervento dalla sala? qualche altro intervento integrativo a commento di quanto abbiamo ascoltato. O domande anche, no? Ho domande, certo anche. È lecito anche chiedere. È difficile rispondere, ma chiedere no, sì. Buonasera, e a me è piaciuto molto il fatto che siamo passati dal parlare dei poveri a parlare degli ultimi, perché troppo spesso parlando di poveri abbiamo nell'immaginario un'idea di quello che ci chiede la carità, mentre parlare degli ultimi vuol dire spaziare in tutte le povertà che troviamo oggigiorno. E poi mi è piaciuto moltissimo l'immagine del camper. Noi, io da tanti anni lavoro in Caritas eh, e sono volontaria e sono in una struttura che si chiama centro d'ascolto ho capito che in questo momento è necessario proprio uscire e andare incontro, incontro agli altri incontro alla povertà anche per avere un riscontro personale e per guadagnar, guadagnarci anch'io grazie, grazie. <ride> eh, ci sono altri interventi, altrimenti facciamo una risposta. Ecco, un altro. Perfetto. Stasera si è parlato di ultimi, no? Però eh, Gesù nel Vangelo dice, beate gli ultimi, no? Quindi siate gli ultimi, no? Quindi eh, mi piace questo parallelo, no? Perché in fin di conti noi parliamo degli ultimi come i più bisognosi, però Gesù ci dice di essere noi gli ultimi, ecco. Quindi nel, nell'idea di Gesù gli ultimi non sono semplicemente quei poveri, ma siamo noi che do dobbiamo farci piccoli per poi diventare grandi e essere i primi ecco, non so come, come vivete voi questa, diciamo, questo parallelo diciamo così. Ecco, sono due concetti diversi però la parola è la stessa ecco, è una parola di Gesù ecco, che è rivolta a tutti noi, siate gli ultimi grazie, grazie ancora un terzo intervento Sempre in forma di domanda o di commento, ecco qua, perfetto. Domanda a tutti e due i relatori, che cosa ci manca per essere attrattivi? Cioè, noi adulti siamo la maggioranza della caritas ministri straordinari della Comunione, però oltre alla grande emergenza degli anziani, che aumentiamo come numero l'emergenza ai giovani, Aldo ci dà una bella speranza. Uh, per tutte le famiglie, con quello che fa per i giovani, però come comunità, e cosa ci manca secondo voi veramente? Secondo voi, per essere attrattivi? Grazie, grazie Franco. E forse possiamo anche tentare di rispondere dopo, intanto ma se matura qualche altro intervento, Eccellenza. Sì, no, beh, certo, quell'intuizione di Papa Francesco di partire dagli ultimi penso sia appunto molto evangelica, no? Tra l'altro, appunto, col eh, Beati gli ultimi ha fatto venire in mente quel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato l'altro giorno, eh, dove Gesù dice quella cosa molto, molto bella, eh, dove dice che eh, nell'aldilà, no? cioè, nel breve commento che ho fatto in parrocchia dove ero, ho detto: Chissà come ci immaginiamo il paradiso. Ma Gesù lo, lo spiega e ci fa mettere a tavola e passa a servirci, no? E lì mi, mi è rimasto in mente, eh, io stato, ho avuto la, il grande dono di essere tra i primi ordinati del Cardinal Martini. Lui era appena arrivato a Milano da tre mesi e anche la croce che porto, è la croce che aveva lui, l'ha lasciata al segretario, che un giorno è venuto da me e dice tanto io non diventerò mai vescovo, la regalo a te. Quindi è stato un regalo bellissimo. Ecco, il Cardinal Martini mi ricorre una meditazione tra le tante cose e diceva ma Gesù nell'ultima cena... Non ha fatto un gesto in più, no? come a volte facciamo, che facciamo anche noi preti, noi vescovi, no? il giorno del Giovedì Santo, ma ha fatto il suo gesto. Cioè, l'essenza di Dio è il servizio, e ce lo dice Gesù nel Vangelo, no? che ci metterà a servirci, non è che ci saluta all'inizio, per tutta l'eternità ci serve. Questa è la beatitudine, no? E lui che si fa ultimo. Questa è la cosa splendida, no? Di Dio che si fa ultimo, no? Eh, questo davvero no? ci, ci, ci può aiutare a capire, ma in fondo penso avete riflettuto anche nel cammino se ho capito, no? sul tema della fragilità, tutti siamo fragili, eh? nessuno di noi è bravo, tutti siamo molto fragili, tutti prima o poi passiamo in ospedale, prima o poi abbiamo momenti di sconforto, di fatica, chi di noi? No? Nessuno è, dice, super uomo, no? nessuno, o super donna, ecco. no? Questo senso, ecco, sentire che il Signore ci serve. Guardate che impressionante, eh, pensarci. E proprio sentire che si è fatto ultimo, no? E con la... però, un'altra cosa, scusate, sempre i brani di questi giorni, no? Quando eh, c'è il discorso su chi, eh, l'altra domenica, no? Chi litiga perché, no, vuole essere. E Gesù dice: i due fratelli che vogliono essere al primo posto, no? Dice: non dice brutti e cattivi che volete essere più grandi, vuoi essere grande? sì, bello, è bello essere grande il desiderio di essere, beh noi siamo figli di Dio cioè, no? Io a volte dico una battuta spesso i preti dico che noi siamo creati in immagini e somiglianze di Dio Dio e Trinità, no? qualcuno pensa di essere creato solo in immagini del Padre Eterno <ride> ma un po' ce l'abbiamo da Padre Eterno, perché no? Eh beh, siamo immagini di Dio, no? Quindi abbiamo voglia di essere grandi, ma servendo ecco, cosa molto molto bella e molto molto interessante e cosa ci manca per essere attrattivi? Eh, non lo so cosa ci manca. Certamente la carità è attrattiva, questo sì, no? l'attenzione agli altri. Io vedo eh, anche il mondo, quel poco che conosco del mondo dei ragazzi, la diocesi di Gorizia è più piccola della vostra, per cui io eh, incontro sempre i ragazzi della crisi e mi faccio scrivere. Vi assicuro che sono delle lettere bellissime, ragazzi di 12-13 anni, perché noi l'età è un po' quella, 14 Qualcuno mi scrive dice, queste cose le, dico, le scrivo solo a lei e non si firma. No? Guardate, ragazze che dice sono contento della cresima perché forse per la prima volta i miei genitori dopo anni si mettono insieme, li vedo insieme, cioè cose di questo genere. No? Ecco, i ragazzi vogliono essere ascoltati. Allora io faccio un po' fatica nella predica perché devo tentare di citare tutte le lettere, almeno una frase, senza dire il nome, no? per dire che li ho, li ho letti, li ho ascoltati. Ecco, l'ascoltare è... Tra l'altro scusate, per un'altra parentesi concludo, ho provato a cercare in Caritas chi ha inventato quella bellissima espressione dei centri di ascolto. Perché non li hanno chiamati centri di aiuto? Centri di solidarietà, non ce l'imporre la solidarietà. Perché centri di ascolto? Interessante, eh? Perché se tu ascolti una persona, è una persona, non è un bisogno. Gli vengono per essere ascoltati, per essere riconosciuti come persone. Poi c'è tutto il resto. Eh, non ho trovato chi l'ha inventato, non so, non so se Monsignor Nervo, sicuramente i primi che hanno lavorato in carica se qualcuno l'avrà. Però bellissimo, eh? centri di ascolto. Segretario allora. di Stato. Domanda fatta da Teletu, la piccola televisione della comunità in Vaticano. Ci si può innamorare della carità? Risponde: la carità ci si innamora attraverso la carità, quando si vede quale irradiazione di bontà, di bellezza, di virtù diffonde nel mondo. Il cristianesimo si diffonde per attrazione, si diffonde per carità. Ho avuto due telefonate con la mamma del giudice Rosario Livatino, che poi il mattone destinato all'Italia, Samuel, ha portato sulla sua tomba a Canicati. E con la mamma di Don Peppino Diana, mentre donava la stola alla comunità, la mamma ha parlato in un napoletano talmente così duro che non ho capito proprio niente. Uno dei più grandi dispiaceri è quello. La mamma del giudice Rosario, dice, sa cosa diceva Bertelle il giudice, non mio figlio, interessante, il giudice Rosario Livatino? Se è stato un uomo credente o credibile, io credo venga dritta alla domanda tremenda che mi sembra sia stata fatta qua. E poi Emmaus, la Chiesa. Io sono innamorato di Emmaus, sono stato lì più volte con Padre Michele, Piscirillo, portando i ragazzi, noi siamo dei in 36 a laurearlo a, a Gerusalemme. Cosa rot srotola Gesù? Il maestro nel villaggio con questo bellissimo nome, arriva, ascolta, parla, spiega, interpella, si spezza, indica, mangia e se ne va. Questo che sia anche il compito della Caritas: finire, andarsene. Io l'ho vissuta così, può darsi che abbia scritto sciocchezze di fronte a teologi che ci sono qua, però insomma. Credo che questo sia l'innamoramento. Sono molto attenti a guardarci e osservarci. Molto attenti. Grazie, Aldo, di questa ancora ulteriore testimonianza. Grazie a Sua Eccellenza per queste sottolineature sul tema del Dio servo. Tutte le parabole, quando parliamo del servo e del padrone, noi siamo sempre dalla parte del padrone. No? E invece Dio è, è, è servo, è servo, no? a volte ci sono delle parabole che sembrano quasi eh, scatenare no? delle rivendicazioni sindacali, perché ci dimentichiamo che il servo che viene chiamato alla mensa, servire alla mensa dopo che ha lavorato tutta la giornata, è il Signore, è il Signore. Eh, credo che ormai insomma volge al termine il nostro incontro chiedo allora a don Andrea no, se ci può aiutare no, a vedere il dopo il futuro di questa nostra serata Allora, qualcuno di voi, penso la maggior parte è venuta qui anche un po' con una certa aspettativa questa sera di dire bene, abbiamo partecipato l'anno scorso a questo percorso sulla prossimità, quattro incontri, tre zone della diocesi, 300 persone e di tutto questo che cosa resta? Cosa succederà adesso che questo percorso è stato compiuto e che si apre un nuovo anno pastorale? Ecco, abbiamo pensato un po' di dire bene: abbiamo una riserva di persone anche che si sono formate, altre possono unirsi dentro questo percorso. Un percorso che però adesso ha bisogno di entrare nel vivo di un territorio, non può restare una, una formazione a livello teorico, ha bisogno di entrare nella concretezza della vita delle nostre comunità. Durante quest'anno, allora, il cammino continua nelle parrocchie e nelle unità pastorali vivendo processi virtuosi di una prossimità concreta e anche con un accompagnamento da parte della diocesi, una sorta di laboratorio sperimentale per provare a tradurre in pratica quelle intuizioni, quei valori, quei fondamenti che sono emersi nel percorso che abbiamo compiuto nello scorso anno pastorale. Gli obiettivi di fondo di questo percorso che faremo nelle parrocchie e nelle unità pastorali sono quelli un po' già vissuti l'anno scorso, cioè dare forma, concretezza alla missione evangelizzatrice della Chiesa con lo stile della prossimità. Papa Francesco la chiama Chiesa in uscita, Sentiamo, abbiamo sentito citare il Vangelo del Buon Samaritano con l'idea della prossimità, c'è il Sinodo che ci aiuta a lavorare insieme, abbiamo eh, creato anche un percorso di formazione per i facilitatori nello scorso anno pastorale, insomma ci sono movimenti anche dentro le nostre realtà che ci fanno percepire il bisogno di una chiesa che diventa credibile nella misura in cui non rimane chiusa in se stessa ma va <ride> verso l'altro e soprattutto dentro un contesto dove il cristianesimo è sempre meno un dato culturale, sempre più una minoranza, la missionarietà non può che essere vissuta in questo farsi prossimi, soprattutto da dove c'è una dimensione di fragilità, di povertà umana, perché proprio lì c'è un annuncio speciale di misericordia di Dio che possiamo portare secondo quel principio dell'incarnazione che anche Gesù ha vissuto. Un altro obiettivo è quello di coordinare diverse figure ministeriali per un, un accompagnamento sempre più integrale alle situazioni di bisogno e di povertà. La grande conquista dell'anno scorso e quello che è stato anche da più parti apprezzato è stato il fatto che questo percorso non è stato settoriale come tendenzialmente si fa anche per praticità, non è che ognuno ha fatto il suo, ma ci si è sforzati. E prima ancora di farlo, noi l'abbiamo fatto come uffici pastorali ormai da diverso tempo. Siamo sforzati di lavorare insieme, perché non c'è la priorità dei propri obiettivi da portare avanti, c'è la priorità del Vangelo da annunciare. E questo richiede talvolta competenze, persone, ministerialità diverse che si integrano reciprocamente. Se questo riusciamo a viverlo anche nelle nostre comunità, mettere insieme persone che lavorano su settori diversi dentro obiettivi comuni, già questo è un buon risultato. Un terzo obiettivo di fondo è avviare un processo pastorale che di, di una pastorale che sia attenta al territorio e che lo abita per far maturare nella comunità cristiana una capacità di vicinanza a chi vive la fragilità in modi diversi, attivando quella capacità di commuoversi di fronte anche all'altro. Non soltanto un Vangelo annunciato come parola, che è un suono, diceva Bertelle, ma come esempio, che è un tuono, per citare una delle espressioni che ha detto prima quindi essere capaci anche di far vedere l'esplosività bella che il Vangelo oggi può avere. Nello specifico, come struttureremo allora questo percorso, questo tentativo di dare continuità a quanto già abbiamo vissuto questo anno? Anzitutto sarà interessante interessare le equip di unità pastorali che sono state costituite nelle diocesi. Adesso io lo dico in termini generali, poi vi dico anche quelle che saranno poi le unità pastorali individuate per essere accompagnate da parte della diocesi. Un primo contatto con l'equipe di unità pastorale per valutare insieme la formazione di un team. Adesso tutte queste parole straniere, abbiate pazienza, ma dobbiamo anche un po' distinguere le cose. Intendiamo l'equipe di unità pastorale, lo sappiamo già. Team di lavoro, due o tre persone che siano davvero motivate su questo tema della prossimità, cioè qualcuno che lo senta dentro come esigenza personale. La, la, il farsi prossimo come missione e sente anche il desiderio di coinvolgere altri dentro questa dimensione del farsi prossimi del leggere i bisogni di un territorio, di questi ultimi e non soltanto dei poveri, dentro anche forme di fragilità che possono essere nascoste dentro i muri delle nostre case. Farsi prossimo. Chi ha la motivazione per fare questo? Un team di lavoro che coordini poi in loco, nell'unità pastorale, il progetto. Questo è il primo punto. Secondo punto, attorno a questo team leader di guida all'interno dell'unità dell pastorale sul guida alla prossimità, c'è bisogno di coinvolgere altri. C'è bisogno che questa non sia soltanto l'intuizione di qualcuno che ha in mente obiettivi, che ha la passione per farlo. Ma che ci siano anche altri che si coinvolgono insieme con lui, concretamente i ministri della comunione, gli operatori della Caritas, ma anche altre persone che avrebbero desiderio di coinvolgersi dentro questa azione pastorale e che magari trovano così l'occasione per mettersi in gioco, creare un gruppetto quindi di persone che possano effettivamente poi farsi prossimi. Farsi prossimi. A seconda dei bisogni di un territorio, la prossimità non è qualcosa in astratto, è qualcosa che parte dalla realtà che ogni territorio vive. Per questo il percorso sarà situato dentro la storia, i bisogni, le necessità di ciascuna unità pastorale. In tutto questo sarà importante anche coinvolgere le realtà di prossimità già presenti, appunto i ministri della comunione, appunto gli operatori della Caritas, dovranno in qualche modo, non dico che siano protagonisti per forza, ma Dovranno in qualche modo essere coinvolti la San Vincenzo altre realtà caritative, potranno essere dei validi alleati dentro questo percorso sulla prossimità. La diocesi, avendo individuato le unità pastorali che poi vi dirò, farà anche poi un cammino di formazione insieme agli operatori così individuati, sia quelli Te del team che guida, i due o tre che guidano e sono motivati, sia gli altri che si aggregano per fare un servizio concreto. Con questi ci saranno un paio di iniziative di formazione. Qual è il cronoprogramma su cui possiamo pensare di agire? Intanto ci diamo tempo da qui a Natale che non è niente, è un mesetto, poco più. Eh, in questo tempo magari possiamo pensare di contattare le equip di unità pastorale e individuare quel team, quel gruppo leader di persone che possano portare avanti le, eh, la, la progettualità nelle singole unità pastorali. Poi da questo gruppo potrà nascere il gruppo più allargato e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, tanto la Pasqua è il 20 aprile il prossimo anno, in questi mesi da Natale a Pasqua, diciamo così, la possibilità con gli operatori della diocesi, di accompagnare in un cammino formativo le persone che si sono coagulate attorno a questo team di guida. Quindi con questo team più gli altri volontari, avere la possibilità di fare due o tre incontri formativi con noi del gruppo diocesano che sta seguendo questa cosa qua. Così poi, dopo Pasqua, c'è la possibilità, fatta la formazione, di programmare l'attività effettivamente nell'unità pastorale nel territorio, rilanciando anche al successivo anno pastorale. Si è capito un po' più o meno l'idea di questa roba? No. Quali sono le realtà che pensiamo di accompagnare in questo nuovo anno pastorale? Allora, sono state già contattate alcune delle equip, sono otto in totale quelle che accompagneremo. Le ultime due che dirò non sanno ancora, lo scoprono stasera, magari nei prossimi giorni lo si verifica che ci sia effettivamente la possibilità di svolgere lì questo percorso. Due sono anzitutto le due unità pastorali di Vittorio Veneto, Serravalle e Ceneda, due unità pastorali, Saranno, sono state già incontrate da Gian Antonio Deitos poco tempo fa e vivranno questo percorso. Ci sarà poi l'unità pastorale pedemontana est, quindi Cordignano, che recentemente è stata anche unita con Orsago. C'è l'unità pastorale di Vazzola San Polo, che si è già incontrata quest'estate in un primo incontro, ulteriormente adesso a ottobre, e dopo questa serata rilanceremo anche lì il percorso. L'unità pastorale pedemontana nord, quindi la zona di Fregona, Cappella, eccetera. L'unità pastorale di Ceggia, che già l'anno scorso ha fatto tutto un lavoro sul rilancio del centro di ascolto Caritas e quest'anno continua con il percorso sulla prossimità e queste sono quelle che sanno già di essere coinvolte. Poi ci sono anche quelle a sorpresa, magari c'è un rullo di tamburi, non so, e saranno, a cui lo proporremo, saranno quelle di San Vendemiano e dell'unità pastorale dei laghi nella forania della vallata. Questi sono i laboratori sperimentali. Punti di partenza su cui provare a fare questo percorso, nulla toglie che anche altri possano provare a farlo. E però, questi qui sono quelli che seguiamo direttamente come diocesi, da cui magari fare anche poi, verso maggio, un momento di verifica per capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e da migliorare, cosa può essere proposto, magari per il prossimo anno pastorale, a tutte le unità pastorali della diocesi fine, ultima cosa che c'entra con tutto quello che abbiamo detto stasera nel prossimo numero dell'azione, chi è abbonato al settimanale di Ocesano troverà anche l'inserto permesso che così lo faccio vedere allora come inserto questo, questa pubblicazione questo giornalino sul tema della fragilità, quest'anno fragili e è il sussidio che ci prepara a vivere la giornata mondiale dei poveri che ricorrerà il prossimo 17 novembre ci sono dentro un po' tutte le fragilità considerate a proposito del farsi prossimi e eh, la prossimità è suscitata laddove si intravede si legge una fragilità. Fragilità può essere qualcosa che ci fa arrabbiare perché percepiamo come ingiustizia, può essere anche l'occasione per vivere una fraternità più forte. Qui ci sono tutte le varie fragilità che possiamo trovare e anche con una serie di risposte che possiamo mettere in atto. Per l'animazione della Giornata Mondiale dei Poveri, nelle ultime pagine del sussidio trovate anche delle iniziative per l'animazione nella parrocchia o nell'unità pastorale. Uscendo dalla sala dopo nell'atrio trovate anche delle copie in anteprima. Grazie. Grazie a Don Andrea. La mia severità viene dal fatto che è una certa ormai, eh, per cui non mi resta solo che ringraziare Gian Antonio che ha moderato la serata, non ho detto che è il direttore, prima non l'ho detto forse, eh, direttore dell'Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute, che sta facendo un ottimo lavoro. Grazie Monsignore Daelli, grazie Aldo Bertelle, grazie a voi che siete rimasti qui. All'uscita trovate non solo il sussidio che ha detto Don Andrea, ma anche una copia dell'azione del settimanale diocesano da portare a casa gratuitamente. Non abbiamo detto che a maggio ci, verrebbe, ci è venuta voglia di chiudere questo percorso anche di quest'anno sulla prossimità con un evento teatrale, ne abbiamo solo eh. parlato. Ci sono due possibilità che si piacerebbe portare qui in diocesi, ma ve lo faremo sapere. E come ha detto Aldo, buonanotte. Mm. Mm.